questo rimpallo fra il PUC di Levaggi, il PUC dell'amministrazione di Capua e Agostino non se ne esce? No, ma a me non mi appassiona più questa cosa, perché bisogna risolvere i problemi dei tanti cittadini di quella zona, della zona di Via Trieste, Corso De Michele, Piazza Roma, che hanno bisogno di parcheggi e di servizi e non ci si può permettere di fare nuove case, nuova edilizia, perché ormai è fuori da ogni logica dei tempi. Nel mio piano, al di là delle polemiche, prevedevamo servizi e zona verde, cioè parcheggi e zona verde. Io penso che questo dibattito che è avvenuto questa sera, lungo, qui in Consiglio Comunale, voluto dal nostro gruppo, perché siamo noi come noi di Chiavari, che noi tre consiglieri comunali, Daniela Colombo, Silvia Garibaldi e il sottoscritto, che hanno firmato la lettera per far convocare questo Consiglio affinché il dibattito fosse compiuto. E abbiamo dato un compito alla Giunta, abbiamo detto alla Giunta, fino ad oggi avete detto che non vi piaceva neanche a voi questo progetto, che effettivamente fare casa in quella zona è complicato, che fare casa in quella zona, anche se si riutilizzano dei volumi industriali, è intasa una zona già fortemente antropizzata. Datevi da fare, c'è ancora da fare un passaggio in Giunta, potete fare nuove conferenze dei servizi, potete fare in modo che queste case non si facciano, perché la soluzione migliore è trovare una soluzione con Italgas, che è una società quotata che non fa case ma vende gas, trovare una soluzione diversa per riqualificare quell'area. Un consiglio comunale lunghissimo, sembra quasi che non se ne esca. Secondo me l'inerzia della maggioranza ha reso le situazioni tali che sarà molto difficile uscirne fuori. Noi consiglieri abbiamo dato tutta la nostra collaborazione e noi stessi abbiamo, il gruppo Noi di Chiavari ha fatto delle domande al prefetto per conferenze dei servizi, perché siano coinvolti anche tutti gli enti afferenti al Ministero di Grazia e Giustizia, visto che c'è un carcere, un tribunale e la polizia in zona. Ma secondo me l'amministrazione, che adesso si sveglia dopo un lungo torpore, ha reso le situazioni molto difficoltose, tant'è che loro stessi sembrano in stato in grande confusione, perché abbiamo chiesto, benissimo, vi volete iscrivere al comitato, avete quindi idea di quali azioni fare, ma azioni concrete non ne sono emerse. Qui c'era da dare una risposta precisa a una domanda della cittadinanza. Vogliamo o meno noi amministrazione sostenere il progetto di edificabilità in via Trieste? A mio giudizio no. Quindi la conferenza dei servizi è uno strumento attraverso il quale possiamo, partendo dal prefetto, coinvolgere l'amministrazione per chiedere che cosa veramente fare di quel territorio, di quell'area. E poi perché eventualmente abitazioni? Se proprio deve essere in qualche modo bonificata e l'Italgas deve recuperare i costi della bonifica, perché poi nella sostanza è questa la vera ragione, no, di tutta questa, perché non farci veramente un piccolo parcheggio, una zona cantiero 2 molto più limitata, dove c'è, costruire un posteggio di interscambio ad esempio. Al di là delle proposte, qui è una volontà quella che deve uscire, che non è uscita una volontà. Stasera abbiamo parlato sino a mezzanotte, ma non abbiamo concretizzato e chiuso nulla, se non ne parleremo un'altra volta, ovvero il comune andrà avanti, le amministrazioni andranno avanti, i tecnici andranno avanti, ma su un impegno formale nei confronti di Chiavari questa sera non è stato preso. Ecco, il comitato questa sera era presente, eravate anche in molti. Cosa pensate, cosa è successo stasera in Consiglio Comunale? Come vedete il futuro di quest'area Italgas? Come vedete il vostro quartiere? Io penso che ci siano ancora speranze, anche se sono rimasta delusa. Chiaramente mi aspettavo di più, però io penso che piano piano riusciremo ad ottenere quello che desideriamo. Pensa che l'amministrazione sia con voi? Avete questa sensazione? Non tanto, sinceramente, però io penso che ci ripenseranno e che qualcosa di più positivo lo facciano, si renderanno conto che c'è bisogno di fare qualcosa per la città.